Una misura straordinaria da 25 miliardi di euro per fronteggiare tutte le difficoltà comportate dall'emergenza coronavirus. Così ha stabilito il Consiglio dei Ministri, con il Premier Giuseppe Conte che in conferenza stampa ha dichiarato anche soddisfazione per il clima collaborativo che si sta definendo a livello europeo. Sempre durante la conferenza stampa, seguita al Consiglio dei Ministri, il Premier ha inoltre annunciato che sono allo studio nuove misure in aiuto alle famiglie e alle imprese. A proposito dello stanziamento da 25 miliardi, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha dichiarato che una prima parte delle risorse, circa 12 miliardi, sarà utilizzata nel primo decreto, che verrà approvato presumibilmente venerdì. Le altre risorse costituiscono una riserva per possibili futuri interventi da realizzare anche in un quadro europeo. Ieri, con il Consiglio europeo, ha dichiarato il Premier Conte, era anche in collegamento Lagarde. Grandi riconoscimenti e aperture sul fatto che è necessaria maggiore liquidità e tutti gli strumenti per far fronte a questa emergenza. La Presidente BCE, Christine Lagarde, ha infatti chiesto all'Unione europea di agire in fretta per arginare gli effetti dell'emergenza coronavirus, pena a rischio di ritrovarsi di fronte a uno scenario come quello della grande crisi finanziaria del 2008. Opinione condivisa dal Commissario dell'Unione europea all'economia Paolo Gentiloni, che ha affermato che dall'Unione Europea devono arrivare politiche di bilancio coordinate che consentano ai paesi di prendere iniziative straordinarie con aiuti pubblici per fronteggiare le crisi aziendali provocate dal coronavirus. Intanto Lombardia, Veneto e Piemonte si appellano al governo per ottenere ulteriori restrizioni. I governatori delle tre regioni richiedono la chiusura per 15 giorni di tutte le attività all'infuori dei servizi essenziali e dei negozi di generi alimentari, di farmacie e parafarmacie, richiesta sulla quale il Presidente del Consiglio non pone a priori nessun veto. Siamo in attesa delle richieste, ha ribattuto Giuseppe Conte.